Ciao ragazzi e bentornati a Che film vediamo stasera. Oggi torniamo a occuparci di qualche film che avete consigliato voi. Infatti parleremo di Shoot 'em Up, un film consigliato da Gabriele. E beh, non lo tratteremo in modo solito perché grazie a questo prodotto cercheremo di immedesimarci e di capire come funziona la mente di un creativo. Quindi cercheremo di immaginare come possa nascere, ecco, l'atto creativo che porta appunto alla messa in opera di un film, alla scrittura soprattutto delle sue componenti, agli elementi principali che lo costituiscono. Ora, sicuramente ci sono artisti che preferiscono scrivere tutto di proprio pugno, altri che magari scelgono di soffermarsi su un'opera letteraria, magari che li ha colpiti particolarmente, e cercare di adattarla. Per questo shoot 'em up penso di riuscire a immaginare qualcosa del tipo: cosa voglio mettere dentro ad un film d'azione per fare un film d'azione gagliardo, un film che abbia ritmo, che tenga sempre sul pezzo e non faccia annoiare il telespettatore. E quindi, in due parole, qual è la ricetta giusta per un film d'azione? E nel dettaglio, qual è la ricetta che è stata usata per questo shoot 'em up? E volendo immaginare il flusso di pensieri di chi l'ha creato, mi immagino qualcosa del tipo: allora, un buon film d'azione, sì, è facile, un film d'azione è facile, serve un eroe serve sempre in un film d'azione, uno di quelli gagliardi, duri, che non sbagli mai un colpo, che faccia delle coreografie assurde, che usi qualunque cosa per uccidere l'avversario, sì, un eroe di quelli gagliardi, sì, quelli di una volta, sì, mi piace. Che altro può servire? Una motivazione, certo, qualcosa deve guidare il nostro eroe, lo deve, una motivazione però alta, non una cosa banale, qualcosa che ci faccia capire, ci dia l'occasione, ecco, di entrare nel dettaglio psicologico di questo personaggio, di capire che in fondo non è solo uno molto duro che sa usare le armi, che uccidere persone anche solo con la forza della mente, ma dell'ingegno, si intende, eh? Ma qualcosa che ci dica di più del suo spirito nobile. Una donna, una donna incinta, una donna incinta. Sì, lui sta lì, lo immagino magari in una fermata, non lo so, non necessariamente in una fermata, insomma, seduto da qualche parte, passa una sconosciuta incinta. Che fa? Che fa la sconosciuta incinta? Scappa, scappa da qualcuno. Scappa, sì, scappa da un brutto ceffo che la vuole uccidere, che magari fa pure un'occhiataccia al nostro uomo come a dire: ehi, bello fatti i cazzi tuoi, che è meglio. Sì. Ovviamente il nostro eroe a quel punto non può lasciare morire la donna incinta, no, non così, abbiamo anche l'idea di. Però ci vuole un po' più di dramma, un po' più. Potremmo far morire la donna incinta? Potremmo far morire la donna incinta e lasciare vivo il bambino. Oddio, potremmo addirittura far partorire lei mentre lui la protegge? Pallottole che volano da tutte le parti? Sì, ritmo serrato, lui che uccide tutti in modi bizzarri. Mi piace. Altro, serve altro. Ah, il cattivo, certo, il cattivo non possiamo solo usare carne da macello che lui macella, ma serve. Carne da macello che lui macella, sono un genio. Ma serve anche qualcosa di più. Serve un cattivo che sia sempre intelligente, che stia al passo con il nostro eroe, ma ovviamente un cattivo classico, di quelli spregiudicati, di quelli che non si fanno problemi a uccidere una donna incinta o anche un bambino. Sì, o anche più di una donna incinta, potremmo aggiungere altro. Sì, anche per dare magari un po' di peso alla trama. Quindi, ok, l'eroe, la motivazione, la donna, c'è il pathos, lo sento. Poi il cattivo, loro due stanno sullo stesso livello tecnico, di mentalità, lui è molto intelligente, il cattivo anche, sì, mi piace, però manca ancora qualcosa, lo sento. Beh, ovviamente milioni di tonnellate di scene, super mozzafiato, ritmo serrato, ben girate, sì, devono essere ben girate. Ma serve altro, serve qualcosa di più creativo. Sì, creativo. Gli ortaggi, nessuno se li aspetta mai nei film. Gli ortaggi, facciamo una passione per, non lo so, una zucchina. No, la zucchina. Un po'. Qualcosa di più acce. La carota, sì, il nostro eroe avrà una fissa per la carota. Sì, e non mi guardate in modo strano, sarà qualcosa di bizzarro, il pubblico non se lo aspetta. Sì, la facciamo usare anche come arma. Sì, l'arma definitiva, la carota. Già, immagino i titoli. Colpo di scena, carote utilizzate per omicidi. Wow, verrà fuori un bellissimo film, però serve altro. Certo, se il nostro eroe è in grado di usare una carota per uccidere un uomo, cosa potrà fare con, che ne so, con dei fili? Oddio, MacGyver! Sì, MacGyver mi piace un sacco. Sì, MacGyver, per forza MacGyver lo voglio dentro.
Quindi non uso MacGyver, ma faccio diventare il mio eroe MacGyver. Una bella scena in cui lui posiziona tante armi, usa dei fili che tira di qua e di là, partono colpi, morti, sangue. Oddio, mi sto fomentando alla sola idea. Ok, però ci vuole qualcos'altro che spinga le vendite, qualcosa. Lezzine, stupido, sciocco, dimenticavo la base. Lezzine, servono zinne. Sì, magari non è importante che sia una buona attrice, basta che le faccia vedere. Sì, è qualcosa per caratterizzarla. Una prostituta, ovviamente una prostituta, sì, ma la vita deve essere una prostituta. Una prostituta, bambi. Una prostituta che farà da legame materno con il bambino che ora è privo di una madre, ma di un possibile padre. Già intravedo la sottotrama romantica. Sì, arriviamo sicuro alla scena con le zinne. Sì. Certo, qualcos'altro per far sorridere. Italo-americana, deve essere italo-americana. Gli italo-americani fanno sorridere tutti, sì, con quei loro modi bizzarri di parlare, certo. Ci vorrebbe un'attrice italiana a questo punto, o italo-americana. Qualcuno disposto a far vedere le zinne. Oddio, c'è la Bellucci, non è bravissima a recitare. In realtà è quasi un cagna maledetta, però. Vediamo. Sì, proverei con la Bellucci. Sì. Le faccio scrivere le battute da mio cugino Massimo, quello italo-americano. Sì. E lui aveva tutti quei dialetti bizzarri. Sì, sicuramente riuscirà a scrivermi qualcosa di valido. Oh, Maronna. Così facciamo anche sorridere il pubblico. Sì, mi piace, mi piace. È chiaramente la ricetta per il film perfetto. Questo sarà Shoot'em Up. Un film pieno di tante cose. Un film che forse può sembrare che sia solo merda da questa analisi, ma in realtà è un film che sa intrattenere a suo modo. Le scene d'azione sono girate bene e sono sempre bizzarre oltre ogni limite, sfiorano il paradosso e spingono sull'acceleratore con delle scelte ancora una volta di regia e di tentativo di osare, chiamiamolo così, non mi viene un termine migliore al momento, che possono essere premiate, riescono a intrattenere. Certo, le scene della Bellucci sono toste. Scusa tanto. Tanto, tanto toste. Non ci posso credere, ma è possibile che a te sempre lo sperpetuo. Ma mi ha inseguirato gli scarsi miei mesi, mo spieghi? Mi sta a sentire, c'è guerra. Non capisco una sola. Tanto troppo toste, forse. Già, uguale all'uccisione dei cuccioli di foca. Sì, sembrano decisamente prese da Boris. Sì, da quella citazione prima. Non ti offendere, Monica, non ti offendere, sei una bellissima donna, non un'altrettanto bravissima attrice, ma hai altre doti sicuramente. E niente, già immagino le querele che partono. Comunque sia, questo è il mio giudizio su questo film, non ho intenzione di fare un video più serio di questo. E niente, grazie Gabriele, grazie, grazie, grazie per questo splendido consiglio. E ti porto anche la maledizione di Black che l'ha visto con me e non è stata per niente felice. Black, per chi si stesse chiedendo chi diavolo è Black, potete trovarla nei vari let's play di The Last of Us. Detto questo, continueremo con i vostri consigli, sperando che ci siano in mezzo consigli di film validi dal mio punto di vista. Poi, vedendo in giro, ho visto anche che le recensioni di questo film non sono state così critiche. Ho letto anche un 7,5. Ripeto. È un film che vi fa passare piacevolmente un'oretta e mezza, più o meno sarà questa la durata. E vedrete molte cose bizzarre che vi potranno fare sorridere e vi potranno dire ok, è chiaramente un film che non si prende sul serio e questo ci piace. Però anche no, ecco, anche no, diciamo così. Detto questo, ciao ragazzi, alla prossima. Come al solito consigliate film, soprattutto per i nuovi arrivati nel canale da poco. E per favore, consigliate film belli. Grazie. Ciao ragazzi, alla prossima e come sempre buona visione. E scusate per le tonnellate di spoiler.